Ciao a tutti, oggi siamo nuovamente in compagnia di Simonetta all'interno dell'allevamento Spirito Libero a Castel Brianza e siamo qui per dare alcuni consigli un po' più tecnici su come comportarsi con il nuovo elemento della famiglia che è il cane lupo cecoslovacco. Ciao Simonetta, benvenuta, ciao. Bentornata. Grazie. Allora, oggi vediamo qualche aspetto un po' più tecnico. Innanzitutto, cominciamo dal parlare che il nuovo elemento della famiglia, quindi il cane lupo cecoslovacco, una volta entrato in casa, è un po' un elemento che rivoluziona un po' i ritmi e anche la situazione, no? È un po' un tornado. Dobbiamo sapere come porci nei suoi confronti, quindi sapere quando possiamo concedergli degli spazi e quando porgli dei limiti. Come dobbiamo comportarci? Allora, arrivati al punto che il cucciolo è entrato in casa perché siamo sicurissimi di potergli dedicare il tempo necessario all'educazione. Io dico sempre, faccio questo paragone, quando porto a casa un cucciolo, io porto a casa un neonato che non capisce niente e che continua a piangere. Quindi, soprattutto i primi giorni, dobbiamo dimenticare qualsiasi altra cosa e concentrarci sul cane. Che questo non vuol dire stargli addosso 24 ore su 24, ma semplicemente vuol dire iniziare a dargli un'educazione. Allora, come si educa un cucciolo di cecoslovacco? Prima di tutto, visto che hai parlato di tornado, cioè è vero, è proprio così, loro praticamente cosa fanno? La prima cosa, visto che escono dal branco, si rapportano molto con la bocca. Diciamo che tanto più noi gesticoliamo, quanto più loro vengono attratti dalle nostre mani, dai nostri movimenti, e per loro è un gioco. Le nostre mani sono la loro bocca, l'equivalente così. Per cui quando il cagnolino insisterà per venire a morsicarci, perché per lui comunque è un gioco, non vuole farci male, noi dovremmo innanzitutto immobilizzare gli arti, che siano le caviglie, che siano le mani, perché tutto ciò che perde la vita perde anche di interesse, quindi il cucciolo in automatico lascia andare una cosa che non si muove. Possiamo anche usare dei piccoli trucchi, quindi prendere dei giochini, quindi magari se arriva sulla nostra mano destra, con la mano sinistra, non so, far suonare un giochino, qualcosa, lanciargli una pallina. Ma la cosa importante è che noi non facciamo mai il gesto di spingere via il cane, perché lo spingi via una volta, lo spingi via due. Il cecoslovacco in particolare, che ha una sensibilità molto elevata, recepisce questo gesto come un allontanati dall'uomo, e poi questo si concatena tutto con tutte le paure che conseguiranno verso la fine del quarto mese, dove c'è il picco massimo di evitamento. Allora, quindi, piuttosto un giochino, semplicemente associare la parola lascia, tenere fermo la mano, il braccio, e soprattutto non dobbiamo proporre l'arto, perché altrimenti è come dire, ok, vieni, gioca con questo. Quanto è importante anche comunque sempre piuttosto di usare la violenza, mai, soprattutto nei primi 5 mesi, 6 mesi e poi sempre, perché sappiamo che un ricordo negativo a quest'età può essere molto importante, può segnare il cane al pari di ricevere, come abbiamo sempre detto, anche un morso da un altro cane, quindi deve sempre avere dei ricordi positivi il nostro cucciolo, piuttosto come mi hai tu insegnato negli anni precedenti, funziona molto di più isolarlo, no? Metterlo da parte, non dargli attenzione. Sì, allora, una delle cose che bisognerebbe sicuramente fare prima che venga a casa il cucciolo è riservargli uno spazio suo personale. Come abbiamo la cameretta dei bambini, il cane deve avere un recintino suo, un piccolo box o un angolo di una casa a suo uso, dove noi entriamo solo per pulire e per dare da mangiare. Allora, con il cecoslovacco in particolare non ci si dovrebbe mai rapportare con la violenza, perché vuol dire perdere il cane, vuol dire allontanarlo, vuol dire fargli venire un sacco di paure, così come pure, soprattutto un cucciolo non va mai fatto mordere da un altro cane, per cui attenzione, quando noi nel periodo della socializzazione, e ricordiamoci che la socializzazione viene chiusa alla fine del terzo mese, quando verrà raccomandato di abituarlo a tutte le situazioni, il proprietario deve essere in grado soprattutto di proteggere il cucciolo, perché un morso preso da un cane adulto in questa età è un morso che lui automaticamente ridarà quando sarà grande. Socializzare il cecoslovacco vuol dire anche difenderlo dalle persone eccessivamente esuberanti, dai bambini che quando vedono un cane lo vogliono toccare a tutti i costi, quindi la prima cosa da fare è: guarda il cucciolo, se vedi che gradisce,
fai avvicinare la persona. Se vedi che non gradisci, stoppi la persona, la fermi, la fai abbassare, gli dai un bocconcino e piano piano il cucciolino si avvicina. Ecco, Ecco, questo è molto piuttosto che importante. continuare a dire no, lascia stare, vai via, io a quel punto lì, se ho i nervi, e ovviamente lui sta facendo diavolo a quattro perché è giusto che lo faccia, lo prendiamo, lo mettiamo nel suo angolino, che sia un pezzettino recintato del salotto di casa piuttosto che il Certo. box. Molto meglio quando fa il matto, che gli scatta, io dico, l'embolo, lo prendiamo, lo mettiamo via, ma la cosa che dobbiamo essere noi è essere scarichi di rabbia dentro. Quindi con la massima serenità prendiamo il cane con un bocconcino senza entrare in conflittualità con lui, lo mettiamo nel suo box. Passato la mezz'ora, tre quarti d'ora che lui è calmo, ok? Allora lo ritiriamo fuori e ricominciamo con la solita routine. Le regole devono essere date perché lui paradossalmente riconosce la persona che gli dà delle regole fisse. Quindi le regole vengono impartite, la leadership viene stabilita attraverso la gestione delle risorse. Le risorse sono cibo, acqua, spazio, gioco, passeggiata. Quindi io decido quando mangio, ovviamente si fa, Ciccio deve mangiare almeno 3 volte al giorno fino a 5 mesi. La passeggiata, cioè non siamo, nel senso, se lui ha mangiato stamattina alle 8, alle 10 ha fame, non gli diamo da mangiare, gli diamo da mangiare a mezzogiorno. Quando decidiamo noi? Quindi la prima cosa, la prima pappa, ti siedi seduto come il cane si siede, noi gli diamo da mangiare, se non si siede non glielo diamo. Sono tutte piccole cose che i cani si abituano a fare nel giro di pochi giorni. Ovviamente tutte queste regole, non dare il cibo al cane perché poi gli sconfessiamo la dieta, quando è a tavola, se poi non vogliamo, non farlo salire sul divano, a meno che non siamo noi che decidiamo di farlo salire, devono essere rispettati da tutti i membri della famiglia. Non che tu mi dici non ti do da mangiare a tavola, io ok, allora vado dalla mamma e lei mi ripizza di prosciutto, formaggio, che poi gli fa male. Quindi Certo. poche regole chiare e soprattutto easy, zen, quando vengono date queste regole. Ecco, hai citato gli alimenti. Parliamo di alimentazione. Qualche consiglio per chi decide Questo è il momento embolo. Kim, vieni qua, vieni, Kim, vieni qua, vieni. Eccoci qua. Stai Ok, perfetto, risolto. Allora, qua con me, stai qua con me. Oh. dicevamo l'alimentazione del cecoslovacco. Noi Sì. sappiamo che loro sono molto fragili comunque a livello intestinale, quindi devono seguire un'alimentazione particolare o possono, diciamo, spaziare un po'? Allora, sicuramente fino a quando il cane ha 1 anno, anche 1 anno e mezzo, l'alimentazione non bisogna risparmiare sul cibo del cane, quindi bisogna affidarsi a un mangime che sia veramente buono, olistico o meno, che comunque contenga il meno possibile cereali e il più possibile la carne, perché comunque tutti i cani sono carnivori. Attenzione alle etichette, il 70% di carne fresca non vuol dire che c'è il 70% di carne, vuol dire che ce n'è in effetti 2,5, 3,5 su 1 chilo, non ce ne sono 7 etti. Quindi un buon mangime di una buonissima linea super premium è in grado di garantire tutti i nutrienti necessari al corretto sviluppo del cucciolo, quindi articolazioni, massa corporea, massa muscolare e tutto. Dopo 1 anno e mezzo possiamo o continuare ad andare avanti con un mangime sempre buono, oppure possiamo scegliere di alimentare il cane in un modo un po' più complesso, che Sì. sicuramente non è economicamente leggero, diciamo, è un impegno economico abbastanza importante, facendogli una dieta a base, non dico una dieta casalinga, ricordandoci che la dieta casalinga deve essere data tassativamente da un nutrizionista, perché poi va anche integrata con sali minerali, vitamine, oli e tutto quello che è necessario al cane per stare bene, perché in natura si ciberebbe in un certo modo. In casa siamo noi che dobbiamo curare l'alimentazione, quindi, ma Esatto. mai, mai, mai risparmiare sul discorso dell'alimentazione. Per ultimo, anche contro il parere di diversi veterinari, mi sento di consigliare sin da piccolo al cucciolo l'utilizzo dell'osso vero, quindi un ginocchio di manzo, un femore, sin dalle prime settimane. Perché? Perché Che tipo di comunque ossa? l'osso deve essere tassativamente crudo, non va mai dato l'osso cotto. E soprattutto se utilizziamo il ginocchio di manzo, questo è ricco di cartilagine e secondo la medicina cinese quello che mangi ti nutre.
Quindi da piccolo sarà il mezzo ginocchio, lasciato lì per 20 minuti, mezz'ora, finché il cucciolo, comunque una cosa importante, scarica il morso, l'aiuta a cambiare i denti, che il cambio di dentizione arriva verso i 4 mesi e mezzo, 5, Sì. e soprattutto mangia quella cartilagine, il midollo, che gli fa benissimo, cioè è una bomba veramente atomica di sali minerali e di vitamine del morso. E anche da adulto gli consente di perdersi via un po', e soprattutto è l'igiene orale naturale del cane, senza troppe infesciate che gli fanno male, bastoncini e sticchini vari che vanno a scompensargli comunque la dieta. Ecco, Bene. questo. E no, E importante. ogni tanto, se il cane non presenta allergie, almeno una volta alla settimana un bel mezzo pollo crudo, intero, con osso e tutto, Ok. che gli fa bene. E gli fa diventare belli cicciottelli. Per quanto riguarda invece l'addestramento, molti non sanno mai quando iniziare, se è troppo presto, troppo tardi, iniziare fin da subito. Che step bisogna seguire e cosa privilegiare all'inizio e invece quando iniziare poi un addestramento d'obbedienza vero e proprio. Ok. Allora, l'addestramento inizia dal primo giorno che entra in casa, secondo le regole che vi avrà detto l'allevatore. Quindi la prima cosa è: se vuoi da mangiare, ti siedi, quindi gestisco le risorse e intanto gli do un comando che lui esegue. La prima cosa da fare è stabilire il rapporto visivo, il contatto visivo con il cucciolo e il richiamo. E queste cose normalmente prima vengono fatte, meglio è, perché un cucciolo è un libro bianco dove noi scriviamo sopra la sua storia, la sua educazione, il suo comportamento. Per invece iniziare a pensare a un addestramento un po' più, diciamo, professionale, quindi lasciando perdere l'educazione di base, andremo magari verso i 5 mesi, dove inizieremo magari a dargli dei comandi un po' più complessi, ricordandoci però sempre che il cane lupo cecoslovacco ha una soglia di attenzione abbastanza bassa. Quindi non pretendiamo di lavorare un'ora con un cecoslovacco, accontentiamoci di lavorare un quarto d'ora, 20 minuti, e soprattutto di stoppare l'esercizio quando lui l'ha eseguito correttamente. Noi dobbiamo essere sempre scarichi dentro. Quando siamo arrabbiati o non abbiamo voglia di lavorare col cane, lasciamo perdere, facciamo il giorno dopo. Perfetto. E invece concluderei chiedendoti uno dei principali consigli che si possono dare, a mio parere, e che poi può essere una delle problematiche iniziali, è quando si inizia a portare il cane in giro, l'irruenza del cucciolo lo porta spesso a tirarci, a portarci a avere una camminata, diciamo, non troppo Allegra. naturale, molto allegra. Cosa possiamo fare per, diciamo, controllarlo un Sì. pochino? Allora, a prescindere che noi consigliamo per via della socializzazione, che deve essere veramente fatta, mirata, fino a 5 mesi di mandare sempre avanti il cucciolo, ok? Inizieremo un po' più tardi, quando lui ha consolidato la socializzazione, a farlo camminare al nostro fianco con degli accorgimenti che magari possiamo vedere anche un po' più avanti. Uno degli errori più comuni, comunque, che di solito si fa, è quello di lasciar tirare il cane. Allora, il cane è giusto che stia davanti, specialmente da cucciolo che deve affrontare il mondo, quindi noi non dobbiamo consolidargli le paure, perché se un cane ha paura e noi in quel momento lì che lui manifesta la timidezza, la paura, lo accarezziamo, e in quel momento lì gli abbiamo consolidato la paura. Dobbiamo sempre premiare l'atteggiamento che gli chiediamo, quindi se in quel momento ha paura, noi non dobbiamo rinforzargliela la paura, piuttosto manifestiamo indifferenza, teniamo sotto controllo il cane, aspettiamo che si calma, lo richiamiamo con un bocconcino, con un versetto, e andiamo avanti. Il modo migliore per far tirare il cane è cedere il braccio, ok? Questo movimento, quando il cane tira, gli consente di allungare, diciamo, la distanza quanto è lungo il nostro braccio. Quindi il braccio, sia quando il cane ha 90 giorni, che ne abbia 60 o che abbia 60 mesi, il braccio non deve mai muoversi dal costato. Inoltre, io preferisco sin da cucciolo l'uso del collare, collarino normalissimo, fisso, in pelle, in fibra, tutto quello che volete, ma il collare, perché è quello che mi consente di controllare maggiormente le emozioni del cane, e soprattutto un guinzaglio che sia il più semplice possibile. Tutti gli accessori, museruola, sacchettini, ossettini, quelle cose lì me le tengo in tasca nello zainetto. Attaccato al guinzaglio non ci deve essere niente.
La pettorina la prediligerò quando andremo a fare delle passeggiate in montagna oppure semplicemente quando decidiamo di portare il nostro cane a fare il bagno al lago. Quindi una bella corda lunga e attaccata alla pettorina. Ma per la camminata di tutti i giorni, per la passeggiata in città, il collarino e il guinzaglio. È ovvio che quando il cane cerca di uscire, i primi 5 minuti vuole andare. Allora, la cosa ideale sarebbe, perché una passeggiata deve diventare un momento di evasione, di relax per tutti e due, proprietario e cane. Quindi, se il cane per i primi 5-10 minuti tira, va a annusare, deve sporcare e tutto quanto, lasciamoglielo fare. Però dopo poi basta, dopo lui deve seguire noi. Ok? Però è anche giusto che quando io decido, perché gestisco io la risorsa, di farlo andare ad annusare, lo porto io. Se il cane in quel momento lì vuole portarmi nel prato, io lo seguo. Ma quando è ora di rientrare sul marciapiede, non, cioè, deve rientrare con me sul marciapiede. Ma senza né strapponi né niente, no? Abbiamo i bocconcini, ricordiamoci che il condizionamento del cecoslovacco deve avvenire solo ed esclusivamente con i premi e mai con le botte. Quindi, insisto, premiamo sempre esclusivamente il comportamento che noi gli abbiamo chiesto, quindi il comportamento corretto che lui manifesta nei nostri riguardi e non quello scorretto. A quello scorretto rispondiamo con l'indifferenza. Non facciamo il muso perché non lo capiscono. Se combina qualcosa che o lo sgridiamo intanto che lo combina, ma se arriviamo 30 secondi dopo il cane non capisce perché lo stiamo sgridando. Quindi è richiesta la massima coerenza da parte nostra. Grazie Perfetto, ti ringrazio molto Simonetta, è stato un piacere e spero sia stato utile anche per voi. Vorrei sottolineare il fatto della socializzazione come obiettivo principale nei primi mesi. Avete visto all'interno del nostro filmato sono stati ripresi dei cani adulti, ci sono due maschi adulti che vanno d'accordo e questo a distanza di anni è un grosso traguardo raggiunto. E ve lo auguro anche a voi di poter avere dei cani adulti che vadano d'accordo con gli altri. Detto questo, lui è il papà di Ambra e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo filmato. Ciao a tutti! Grazie a tutti per l'attenzione.